per essere la prima partita che giochiamo, che Cremona gioca con l'importanza playoff, credo che abbiamo fatto tanto, non tutto ma tanto. 3 quarti su 4, meglio il tiro da 2 da 3 ai tiri liberi, meno palle perse, una gran zona 3-2, la voglia di recuperare. È chiaro che quando giochi contro una squadra così esperta, così forte, rischi che un quarto, il secondo questa volta, non il terzo, il secondo, non il terzo, possa influire sul risultato, però non ci siamo mai arresi. Credo che alla fine abbiamo fatto una grande partita. Dovevamo fare 2 partite, una l'abbiamo persa, una l'abbiamo vinta. Non siamo contenti di quella che abbiamo perso, siamo orgogliosi di aver poi saputo gestire bene gli ultimi palloni per vincere la seconda partita, che è poi quella della differenza canestri. Il nostro coraggio, la nostra voglia di ribellarsi è vista sempre in tutta la partita, 5 giocatori in doppia cifra, qualità sempre nell'esprimere un giocatore diverso per non dare punti di riferimento a Cantona, che è troppo atletica, troppo grande per quelle che sono le nostre caratteristiche. Quindi un plauso ai miei giocatori per aver lottato dall'inizio alla fine, per aver saputo reagire, però anche la spinta a pensare già alla prossima mattina, perché abbiamo con questa partita ancora di più allungato la nostra stagione. Prego. Come devo rispondere? Con una parolaccia o sto zitto? Possibile che facciamo il terzo quarto male, riproverà, ma noi non siamo Milano, non siamo i Lakers. Quindi può succedere che la Cantù ci mettono sotto, però abbiamo anche saputo reagire. Io spero che poi farà la domanda alla massa di palla, ma nel terzo e nel quarto quarto non hanno fatto una cosa. Io dico, ragazzi, ma cosa vi aspettate da Cremona? Noi eravamo all'ultima fila quando c'è stata la presentazione del campionato. Eravamo quelli che dovevano retrocedere. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra che ha i vessilli, non qui adesso, ma accanto. Quindi siate orgogliosi di questa squadra. Grazie. Prego. Il nostro quarto, molto bene gli americani, giocando spesso in post basso, cercando di sfruttare il peso, è una cosa che studiamo all'intervallo. Volevamo cambiare sempre la posizione dell'attacco, perché se avessimo giocato sempre un palleggio intero ci distruggevano. Un pick and roll ci distruggeva, allora abbiamo sempre cercato di leggere dove poteva andare meglio la nostra squadra. Sono stati bravi sia Clark sia Ace a trovare sempre la posizione giusta per trovare un tiro che ci hanno prima riportato a ridosso, poi ci hanno tenuto sempre su un livello di punteggio dove potevamo vincere la partita. Questo è quello che fa piacere all'allenatore, non aver mai smesso di giocare il sistema. Tra il primo e il secondo tempo abbiamo detto giochiamo e sfidiamo a credere nel sistema, e questo ci ha portato a giocarci alla fine alla fine. Coach, Milano qui non si è proprio giocata, ovvio che c'erano motivazioni diverse, avete forse anche analizzato quella partita a pieno per cercare di capire dove intervenire. E poi una cosa su Ace, che è la seconda partita di fila che nel momento che conta il quarto quarto tira fuori, diventa praticamente immarcabile. Io non so quali sono le motivazioni di Milano, non so quelle che sono le nostre, né so quelle di Cantù. Io ho visto la partita giovedì a Rouen, e vedere Cantù che mette sotto e sculaccia Armani Jeans, vuol dire non so quale tipo di motivazione. Per cui siamo venuti con il rispetto, ma non con la testa bassa, perché sennò abbiamo preso delle botte inenarrabili. Invece siamo venuti a testa alta, con grande cuore, con grande coraggio, e abbiamo fatto la partita, credo che abbiamo fatto la partita, non ci siamo mai tirati indietro nel voler seguitare a fare quello che volevamo dall'inizio della partita. Quindi abbiamo superato anche le forti motivazioni di Cantù. Oggi, voglio dire, è normale che Cantù sia sopra e giochi per i playoff, non è normale che Cremona 3 partite dalla fine si sta giocando ancora playoff, quindi queste per noi sono motivazioni. Abbiamo l'orgoglio di portare una scritta che è quella della Vanoli e di portare un nome della città che è quella di Cremona, con grande orgoglio lo vogliamo portare fino alla fine.